Pace e bene, oggi ti racconto una storia. Qualche giorno dopo aver preso possesso della sua sontuosa villa, Ernest Kazir, rincasando, avvistò da lontano un uomo che con una cassa sulle spalle usciva da una porticina secondaria del muro di cinta, caricando la cassa sul camion. Non fece in tempo a raggiungerlo, allora lo inseguì in auto. Lo sconosciuto scaricò la cassa del camion e, fatti pochi passi, la scaraventò in un burrone, che era pieno di migliaia di altre casse uguali. Kazir si avvicinò all'uomo e gli chiese: «Ma ti ho visto portar fuori quella cassa dal mio parco, cosa c'era dentro? E cosa sono tutte queste casse?» Quello lo guardò e gli sorrise. «Ne ho ancora tante sul camion da buttare. Non sai cosa sono? Sono i tuoi giorni perduti. Li aspettavi, vero? Sono venuti. Che ne hai fatto? Guardali!» Kazir guardò. Scese giù per la scarpata e ne aprì uno. C'era dentro una strada d'autunno e in fondo Graziella, la sua ex fidanzata che se ne andava per sempre e lui neppure la chiamava. Ne aprì un secondo. C'era una camera d'ospedale, sul letto suo fratello Giosuè che stava male e lo aspettava, ma lui era in giro per affari. Si sentì prendere da una morsa alla bocca dello stomaco. Boccheggiò. Lo scaricatore stava dritto sul ciglio del vallone, immobile come un giustiziere. «Signore», gridò Kazir, «mi ascolti, lasci che porti via almeno questi due giorni. La supplico, io sono ricco, le darò tutto quello che vuole». Lo scaricatore fece un gesto con la destra, come per dire che era troppo tardi. Poi svanì nell'aria e l'ombra della notte scendeva. Morale della storia. Quante volte rimandiamo colpevolmente a domani ciò che potremmo fare oggi? Quante volte, troppo presi da noi stessi, perdiamo di vista gli altri e il bene che potremmo compiere? Ricorda, nella vita non c'è solo da evitare il male, ma è anche importante non perdere le occasioni che abbiamo per amare. Sì, non abbiamo che l'oggi per amare. Non dimenticarlo mai. Che il buon Dio ti benedica.